Salve web spettatori di Nano TV, qui con l'avvocato Caia, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, all'atere della festa qui a Frattamaggiore per l'avvocato Landolfo che è andato in pensione, ex presidente dell'Ordine di Napoli. Ieri è andata in vigore la legge sulla conciliazione obbligatoria, una battuta con il presidente dell'Ordine degli Avvocati. Ma noi continuiamo la nostra battaglia contro questo tipo di istituto, così come voluto, entrato in vigore ieri, perché riteniamo che questo istituto non facilita l'accesso ai cittadini alla giustizia civile, ma anzi aumenta anche i costi con una criticità enorme e provocando la parte. Che cosa è accaduto in realtà con l'entrata in vigore di questa legge? Ma dalla giornata di ieri, per una rilevante fetta del contenzioso civile, i cittadini, prima di aderire al giudice, come dovrebbero fare normalmente per tutelare i loro diritti, devono passare attraverso un percorso di mediazione obbligatoria e dove devono pagare dei costi per avviare la mediazione per i conciliatori e poi dopo accedere al giudizio civile. Deve tenere presente che i giudizi che sono interessati sono di rilevante complessità, quindi si trovano tra un percorso formale e quindi un ulteriore aggravamento di costi e di tempi per accedere alla giustizia civile che già oggi conosce grandissime criticità. C'è stata una protesta proprio in questi giorni di tantissimi avvocati a Roma, ce ne parli? Sì. Noi siamo stati presenti come Ordine di Napoli, c'erano oltre 1000 avvocati al Teatro di Capranica nel primo giorno della sessione, il 16 di marzo, dove noi spieghiamo non è un problema di avvocati, è un problema dei cittadini, perché non è accettabile che la giustizia civile conosca questi istituti che appesantiscono il cammino, il percorso di tutela dei diritti e sostanzialmente vengono trasformati in degrado della giustizia in un territorio come i nostri dove la durata dei giudizi civili è lunghissima, quindi è un istituto inaccettabile e noi continuiamo la nostra battaglia anche con l'assenzione nei mesi prossimi per riaffermare che la tutela dei diritti non può essere mediata tramite istituti inaccettabili sotto forma anche di spot pubblicitari come è stata fatta negli ultimi mesi purtroppo. Riforma della giustizia, una battuta avvocato da presidente dell'Ordine degli Avvocati. Ma guardi, noi pensiamo a Avvocatura Napoletana che innanzitutto la giustizia nel nostro territorio sia un problema di risorse, di mezzi di organizzazione, cioè per stabilire la normalità della giurisdizione, sia di civile sia di penale. Cioè parlo di logistica, parlo di amministrativi, parlo di organici dimensionati rispetto alla grande domanda di giustizia nel nostro territorio. Risolto questo grandissimo problema, poi siamo disponibili a parlare delle grandi riforme. Io personalmente credo che se non si stabilisce una regola normale, ordinaria, quindi per noi svolgere normalmente la nostra commissione, la tutela dei diritti cittadini non può essere condizionata a riforme future, molte volte di difficile realizzazione e di poco interesse per avvocati e cittadini. Benissimo, noi la ringraziamo, non so se vuole aggiungere altro e vi aspettiamo come sempre su napolinord.it e boxnews.it. Grazie avvocato.